God Bless the Child. Le melodie che ascolteremo ora sono state suonate nell'anno 1995, guidati dai movimenti della bacchetta del maestro Frédéric Bonnet. God Bless the Child è una canzone scritta nel 1939 da Billie Holiday, una delle più importanti figure storiche della musica jazz, insieme ad Arthur Herzog. Premiato con il Grammy Hall of Fame Award nel 1976, il brano è stato incluso nella lista delle canzoni del secolo in America. Il testo è un lamento in riferimento alle disuguaglianze della struttura sociale del tempo, all'iniquità delle condizioni sociali, al divario tra classi ricche e povere, ma la melodia richiama la speranza per un futuro migliore. Ad eseguire la parte del sassofono solista nel 1951 c'era proprio il maestro Manuel Pramotton. E adesso? Non mi avete messo il nome? Pardon? Marco.
Concludiamo con Ross Roy. Al compositore Jacob Dehaene è stato chiesto di comporre questo pezzo per la St. Peter Wind Symphony in Australia. Ross Roy è la villa monumentale di tardo 800 dove fu fondata una scuola, il collegio di St. Peter's Lutheran, nel 1995. La villa è sempre rimasta il simbolo di questa scuola. Nella composizione che vi proponiamo, Jacob Dehaene vede Ross Roy come una metafora per gli anni trascorsi a scuola, un monumento nel tempo dove viene formata la personalità di ognuno. Il tema di apertura ha delle caratteristiche monumentali. Nella seconda sezione si passa invece ad un ritmo di marcia, una metafora per indicare la struttura e la disciplina nella scuola. In seguito il tema diventa giocoso, come se il compositore stesse dicendo che ci dovrebbe essere anche il tempo per il sorriso nella scuola. E successivamente si torna ad un tempo di marcia con l'introduzione di suoni orientali che sono simbolo della diversità di culture nella scuola. Infine il tema caratteristico suona solenne. Non è una coincidenza che la cadenza finale ricordi la chiusura di una ouverture tradizionale, come per esprimere che gli anni scolastici possono essere considerati l'ouverture del resto della vita di tutti noi. Questo brano è stato eseguito dalla banda musicale di Donnas in occasione del concerto di Santa Cecilia il 12 dicembre 1998 all'Auditorium di Pont-Saint-Martin. Come banda ospite era stata invitata la Filarmonica di Caluso, Manuel Pramotton e la banda di Donnas. Thank you.